La Fiera delle Autoproduzioni sbarca la sua terza edizione. Domenica 20 gennaio i piccoli agricoltori si riuniscono in un mercato coperto nel cuore di Borgo San Paolo a Torino, all'interno dell'ex Diatto, lo spazio di via Cesana 24 occupato lo scorso autunno dai militanti del Centro Sociale Gabrio. Tutti aderiscono alla campagna Genuino Clandestino, che vuole preservare gli interessi dei piccoli agricoltori penalizzati dalle nuove norme sulla sicurezza alimentare che richiedono loro gli stessi requisiti delle grandi industrie. La campagna, nata nel 2001 nel comune di Bologna, è stata in seguito accolta da altre associazioni contadine in tutta Italia che hanno dato il via ad una rete nazionale di oltre 20 realtà. Genuino perché i prodotti sono genuini, ovvero sono biologici o biodinamici, ma a noi non interessa che il biologico venga dato da un'etichetta, perché la genuinità viene dal rapporto di fiducia che si instaura tra il consumatore e il contadino. E clandestino perché si riferisce più alla trasformazione dei prodotti. I piccolissimi produttori vengono tagliati fuori dalle leggi nazionali ed europee rispetto alla trasformazione. Insieme a Gabrio a promuovere l'iniziativa il Comitato di Cenisi a San Paolo Snia Rischiosa e i contadini di Campi Aperti, l'associazione di produttori e consumatori del territorio bolognese che ha dato il via alla campagna, tutti insieme per vendere i prodotti che arrivano direttamente dalla terra al consumatore. Allora, in questo mercato troviamo produttori che arrivano sia della zona del Canavese, Val Chiusella e una minima parte di Val Susa. Produttori contadini, sia di frutta, verdura, e come fanno anche trasformati. Voi cosa producete? Allora, io sono Erika, produco principalmente marmellate e altri trasformati e prodotti dolciari. Com'è il presente in questo momento per la vostra categoria e come vedi il futuro? Non direi tragico, però un po' cupo, nel senso che io ho 23 anni e noto che la mia generazione, proprio con la terra, è come se fosse un'estranea. E il futuro, logicamente, lo vedo un po' più roseo rispetto al presente, perché appunto se nascono associazioni come gruppi come Genuino Clandestino, secondo me possiamo portare avanti proprio questa rivoluzione alimentare. Il futuro lo vediamo sempre in salita, non abbiamo ancora visto nessuna discesa, soprattutto nel campo biologico, che è un problema molto attuale. Per noi che invece di essere biologici siamo ecologici, ci mette i bastoni tra le ruote perché non ci dà la possibilità di dare il marchio biologico. Bisogna dire che il biologico permette alle aziende di trattare i prodotti con dei pesticidi biologici.